L'Atletico Morena non vuole fermarsi e per centrare la quarta vittoria di fila dovrà espugnare la Medei di Frascati. La prima occasione è di Marca Castellana, 2 minuti di gioco e Capitan Mattei calcia una punizione su cui Romei manca incredibilmente l'intervento dopo pochi passi e l'occasione sfuma. Gli ospiti rispondono con Polani che 6 minuti dopo si accentra e calcia, spedendo però alto. Il numero 10 ci riprova al quarto d'ora con un bel tiro al volo, ma anche questo tentativo non trova fortuna. Il vantaggio è questione di minuti. 20 sul cronometro e Capitan Lenci disegna una traiettoria geniale su punizione. Polani mette in mezzo per la zampata vincente di Placidi. 1-0 per i ragazzi di Branchini. La ripresa si apre con una clamorosa occasione per i locali. 2 di gioco e Ciambotta mette in mezzo per Testa che da pochi passi spara incredibilmente addosso a Di Gennaro. 9 minuti dopo Testa ha un'altra ottima chance. Si avventa per primo su di una punizione ma non trova la palla e anche questa opportunità sfuma. Romei prova a far meglio del compagno ma il suo tentativo in bello stile finisce alto. Nel momento migliore del Frascati arriva il raddoppio ospite. 16 di gioco e Davini prova a servire Balestrini ma la palla arriva a Polani che con un diagonale preciso trafigge per la seconda volta Pastorini. Gol e assist per il numero 10, una straordinaria prestazione. Il raddoppio Beffa fa saltare i nervi al Frascati. 6 minuti dopo Di Bartolomei atterra Balestrini in area decretando calcio di rigore per l'Atletico Morena. Decisione non condivisa dai membri della panchina locale e per questo il direttore di gara è costretto a prendere provvedimenti. Dal dischetto va Balestrini, Pastorini intuisce ma non basta ed è 3-0 per il Morena. Il Frascati ha un sussulto d'orgoglio e riesce ad accorciare le distanze. Al 22esimo Lucidi svetta imperiosamente e spedisce il pallone in fondo al sacco. 3-1 e gara forse riaperta. Alla mezz'ora ci prova quindi Blasi, ma il suo tentativo è facile preda di Di Gennaro. Il Frascati crede nell'impresa e 3 minuti dopo Di Bartolomeis ha una buona chance sul cross di Ciambotta. Ma anche lui regala palla al portiere. Ma ancora una volta sono gli ospiti a colpire. Gioco, partita, incontro. Quarto ruggito dell'Atletico Morena in altrettante gare e con questo poker si candida alla promozione in maniera lampante. Terza sconfitta per la JOC Frascati, una giornata da archiviare in fretta.